protagonista del nostro spazio gourmet è la chianina. Quindi adesso do subito il benvenuto ad Antonio Tognoni, in questo caso macellaio, perché giustamente il ruolo del macellaio è molto cambiato nel corso degli anni. Il macellaio deve essere macellaio, gastronomo e buon gustaio. E saper cucinare. E saper cucinare. E veramente. Non è facile, insomma, non è da tutti. Quindi vedete come nel corso del tempo si è trasformato il macellaio. Allora, e in questo caso ci cucina che cosa? La chianina, senza dubbio. Oggi vi ho portato il fiore all'occhiello della provincia di Arezzo, la nostra carne chianina. Vai, e ci farai Vi farò un sorrino di vitella chianina a quadretti. Allora, diciamo che abbiamo preso in esame la parte anteriore, no? del bovino in questo caso, che è la parte che si presta più che altro a brasati. Infatti quando parliamo di anteriori si pensa subito a brasati, stracotti, pensiamo subito ai bolliti, muscoli, queste cose qui. E il sorrino, che è questa parte qua? Il sorrino, che è questo qui, questo è il sorrino. Diciamo che qui ci vuole intanto la maestria del macellaio di trovare nel quarto anteriore dei pezzi di carne che sono veloci da cuocere. Allora facci vedere. E qui facciamo il sorrino. Mi sembra molto magro. Il sorrino è un pezzo di carne magrissimo. Che si trova esattamente dove? Si trova nella paletta, nel quarto anteriore, la parte della paletta, della scapola proprio. Della scapola dell'animale. Dell'animale, insomma, va bene? Lo facciamo a pezzettini così. Facciamone un po' di pezzi tanto. Vai. Poi rimettiamo a posto il nostro sorrino. Dei piccoli cubetti. Perché ho chiamato sorrino di vitella chianina quadretti, perché facciamo dei quadretti così piccolini, perché giustamente è una carne che si presterebbe a delle lunghe cotture, però se noi giustamente la riduciamo a pezzettini così, e anche la cottura è molto più veloce, perché sia il sorrino che la sorra, che anche diciamo il sodo di spalla, nei pezzi adatti, nel punto adatto, si può fare anche le fettine veloci, le pizzaioli, si può fare la fettina al tegamino, la classica. È un costo veramente inferiore, è vero o no? Un secondo taglio, diciamo. Qui andiamo a prendere altri pezzetti già tagliati. L'hai scaldata perché facciamo la nostra gratella. Giustamente, la prima cosa che si deve fare, giustamente, quando si arriva a casa, dobbiamo mettere la padella di ghisa, la classica padella di ghisa che abbiamo noi in casa. Noi la chiamiamo gratella. Padella di ghisa. È quella che noi la adoperiamo, dobbiamo pulirla e poi, ti ricordi, va messo un pochino di olio perché sennò fa quel filo di ruggine. Infatti si deve pulire con la carta che il macellaio ci fornisce, la carta gialla. Benissimo. Perché io ho imparato dalla mia nonna, cioè mai lavare con i detersivi, pulirla così, goccino d'olio, rimetterci un foglio sopra e metterla nella credenza. Allora, partiamo. Padella. Cubetti già fatti. La padella è calda. Cubetti già fatti. Andiamo ad arricchire questa carne. Quindi con ingredienti, insomma, semplici, di stagione. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di cipollina fresca. Quindi questa è la cipolla di Tropea, Cipollina fresca. Mamma mia, non è che te tagli, no? Ogni tanto sì. Quindi vedete, cipollina fresca. Effettivamente come un grande chef, no? Si taglia in piccoli pezzi. Richiama molto il battuto delle nostre nonne, facciamo Antonio. Tutto manualmente così. Guardate come riesce. Quello che vi dico sempre, andiamo a incorporare una cosa per volta. Nella carne non si deve mettere tutto insieme, poi girarla. Andiamo a mettere un ingrediente per volta, la cipollina. Quindi la cipolla, ora noi non ce l'abbiamo, ma a casa in un contenitore. Una cipollina fresca in un contenitore, mettiamo. Carne, e poi andiamo a prendere il rosmarino, l'aglio. Allora, la prima cosa l'aglio. Facciamo sempre. Quindi cipolla, poi mettiamo cipolla, l'aglio. Aglio. Facciamo, guardate. Poi prendiamo un po' di rosmarino. Li sa usare, Un po' di rosmarino. E poi andiamo a tritare aglio e rosmarino, va bene? Quindi hai tagliato con due coltelli con in due questo coltelli caso? Così. Sì, perché aspetta due. Che te lo tengo, vai. Che due fa meglio di uno. Perché giustamente si ha il, come si dice, si ha il taglio più sottile. Il taglio più sottile, facciamo prima, anche in negozio noi siamo sempre di corsa. Allora, con due coltelli, vedete? Questo è un consiglio da casa, Sai, le casalinghe noi si usa la mezzaluna, benedetto chi l'ha inventato. Perché... Queste sono due mezzelune, diciamo. Ecco. Allora, diciamo, rosmarino, basta tagliato un po' grossolano così, non c'è bisogno rosmarino di farlo. Rosmarino mischiato con il nostro aglio e rosmarino. Lo vai ad aggiungere alla carne. Andiamo ad aggiungere piano piano sempre Vedete, questi ingredienti. Vedete, anche il fatto di insaporire così invece che tutto insieme. Sì, perché la carne deve avere piano piano il suo sapore, non si può entrare con le mani, deve piano piano, delicatamente così. Io dico sempre che la cucina è pazienza, è riposo. E sono gesti gentili. Vedete così? Benissimo. Allora, un pezzettino di pepe.
pepe nero, mi raccomando, nero. E un pizzichino di sale, va bene? Sì. E andiamo sempre a fare lo stesso lavoro. Quindi insaporiamo. I nostri, che poi sono insaporitori, tutti i sapori della nostra terra. Insomma. Classici, semplici, che abbiamo. La carne chianina conosce già, li respira mentre cresce, che abbiamo, no? In casa senza problemi, rosmarino. Facciamo aglio, rosmarino, cipolla, poi cosa facciamo? A questo punto un goccino di olio. Certo, adopriamo questo l'olio. Quindi il mettiamo nostro un filino buon di olio buono, basta poco, perché basta un filino appena appena di olio. Tutti dicono va condita dopo, va condita prima. Questa qui va condita prima. Se io penso alla bistecca, vedete? Bisogna condirla dopo, perché sennò sta di moccolo, si dice, anche il sale stesso, no? Anche il sale stesso. Quindi va sempre condita dopo. O condita prima, anche condita dopo la bistecca, oppure quando si gira la bistecca. Può anche essere quando si gira, perché poi non si deve rimettere dalla parte della cottura. Quando si è cotta da una parte si condisce, poi si condisce la seconda volta. Che si fa a questo punto? Allora, a questo punto la carne, se abbiamo la possibilità... Guarda che sono 3 minuti e non si riesce a finire di cuocere. Sì, no. Allora, è veloce. Se abbiamo la possibilità di poterla condire un attimo prima, come si può fare, lasciarla un po' marinare, vogliamo dire. Allora, a questo punto andiamo a preparare il piatto, perché quando abbiamo degli ospiti non si deve mai portare un piatto così sopra una padella, si fa il piatto di portata. Ma quello le nostre signore lo sanno. Allora, cioè, il piatto di portata facciamo La nostra misticanza, va quindi bene? La misticanza, quindi queste varie insalatine così. Diverse, più dolci, più facciamo amare. Proprio un letto d'insalata. Sì, chiaro, vai. Così tanto è velocissima, si fa senza problemi. Perfetto. Il letto d'insalata. Un bel letto d'insalata. Qui. Una dadolata di pomodoro che io ho preparato prima. I nostri cubetti di pomodoro. I nostri cubetti di pomodoro. Vai. Mettiamoci qua. Ci siamo? Si riesce? Sì. Voilà. Ecco qua. I nostri cubetti di pomodoro. Vai. Facciamo così. Quindi un bel letto. Se non ci sa la devo un po' alzare, forse è meglio? Ci riuscite? Benissimo. Ecco qua. No, guarda, la puoi lasciare qua, che benissimo. Abbiamo i nostri tecnici, la nostra regia riescono ad arrivare, ecco, dove qua. Noi non pensiamo. Allora, una bella dadolata di pomodoro. Mamma mia, ho già sentito il sapore. Qui c'è già il contorno, non c'è bisogno di portare altro contorno. Piatto unico, si porta il nostro tutto. Sempre il nostro sale. Sì. Un pizzichino di pepe come al solito. Sì. Andiamo a condire con un goccino di olio, sempre. Chiaro? Ce lo metti l'aceto? E un goccino di aceto. Ce lo vado a mettere e io. E un goccino di aceto. Tu metti l'aceto giustamente, viene? Sì, non lo so. Perché, vedi, c'avevi giustamente per trasportare il nostro aceto. Questo devo dire, con un po' di carta, voilà, la precisione. Ecco qua. E un goccino e di aceto. È pronto. Allora, è pronto. A questo punto cosa si fa? Abbiamo gli ospiti a tavola, iniziamo a cuocere la carne. Vai. Perché se no non ce la facciamo, Questa è caldissima, va bene? L'abbiamo accesa all'inizio. Quindi questo è il nostro sorrino, questo. Praticamente. Vai. Ecco qua. Sta andando? No, non va. Si aspetta la fiamma? Sì. Allora, questo... Aspetta un attimo che ora si arriva. Allora, così. Vediamo. Vediamo se riparte. Noi abbiamo tutta pura di mano, Voilà. Eccola qua. Vai. Si è spenta, forse. Eccolo qua. Vai. A posto. Allora, la nostra gratella deve essere bollente. Abbiamo avuto un piccolo disguido. Si è spenta. È bella calda, però un attimino. Perché deve essere bollente? Perché la carne, quando entra in cottura, deve subito sigillare. Perché sentite così che già inizia a cantare. Si sta strigolando. Deve cantare in padella, io dico sempre, quando facciamo le fettine in padella, devono cantare, se non si sente, è come il roast beef, i primi 10 minuti, deve cantare per deve fare la sigillatura. Ascolta Antonio. E così deve fare questa. Mentre si sta cuocendo la nostra carne, no? Noi parliamo sempre di chianina, parliamo di affidabilità, di serietà dei nostri macellai, però ecco, cos'è importante per il consumatore trovare all'interno delle macellerie per capire che effettivamente è carne chianina? Allora, ora arriverà la nostra regia, vai. Giustamente il certificato deve essere esposto e se non c'è il certificato col marchio chianina, non è chianina. Va bene? Allora, ora, ecco, non il certificato dire. Che vediamo che è vediamo, questo, no? Sì. Ecco, tu nella tua macelleria dove l'hai esposto, per esempio? L'abbiamo tutte esposte sopra il banco. E poi la seconda cosa che ci deve essere nella carne, ci deve essere il marchio della chianina, marchiata a fuoco. Certo. Deve essere marchiata a fuoco, ora qui non ci sarà niente, non vedo insomma cose, però quello che il fatto stesso che il consumatore, che sai noi andiamo sempre di fretta, a volte dice ma io come faccio a fidarmi? Ecco, il fatto stesso che ci sia esposto all'interno della macelleria il certificato che garantisce che quel pezzo di carne, quel pezzo di carne
e quel macellaio usa carne chianina. Carne chianina, già è importante. Allora, guardate, ribadisco il sorrino, noi stiamo usando parte anteriore del nostro bovino, la carne che si presta più a spezzatini, a cotture più lunghe. Il nostro Antonio ce l'ha ridotto a cubettini. A cubettini. Infatti è chiamato sorrino di vitella chianina cubetti, a quadretti. Ecco, va bene? E quindi? Allora, quando lo mettiamo nella padella di ghisa come questa, dobbiamo aspettare un attimino che si deve sigillare, la sigillatura la deve fare. Quando perde il colore, basta, perché dentro deve rimanere rosa. Con più la facciamo cuocere la carne, e più dura è. Quindi, ricordatevelo, capite, questo qui. Le lunghe cotture, insomma, diciamo che induriscono la carne. Vedete, pronta? È quasi pronta. Quanto abbiamo? Abbiamo terminato il nostro tempo. Allora, non ti preoccupare, ecco, nel senso... Perché abbiamo avuto il disguido che si è spento il gas. Del gas, sì. Perché sennò avevamo già A questo punto cosa facciamo? Prendiamo il nostro piatto. Te lo tengo io, va? Sì, poi lo rimettiamo lì, perché sennò la telecamera prendiamo il nostro non riesce piatto ad inquadrare. Iniziamo a buttarlo così sopra questo letto. Sì, la nostra insalatina è bella fresca, no? Si è insaporita nel frattempo. E mettiamo la nostra carne in calda calda. E quindi si sopra ha quell'effetto... questo letto di insalatina, va bene? Si ha questo effetto di caldo freddo. Ecco qua, a questo punto abbiamo... Ce lo rimettiamo un goccino di olio? No, a questo punto arriva il parmigiano. Ah, che non abbiamo detto, dico bene? Quindi allora... Però io, se non volessi mettere le scaglie di parmigiano, ci posso mettere un altro filino d'olio? Sì, tu, allora facciamo Antonio... così. Allora mettiamo, deve essere caldo, mettiamo in metà, mettiamo un po' di parmigiano. Ah, mi fa contenta Antonio. E l'altra metà mettiamo l'olio. Ecco qua. Allora, il piatto è pronto. Con questo filo d'olio, Antonio Tognoni della macelleria Antonio, che si trova in via Margaritone ad Arezzo, ci ha presentato questi bocconcini con quadretti allora, di chianina, che sono veramente, è veramente un piatto di stagione. E sì, ora è velocissimo, è velocissimo da fare. Sì, sì, sì. Avete visto voi, 4-5 minuti sono già pronti. E ci ha consigliato appunto un piatto buono, bello, gustoso, ma anche con un costo molto basso. Con una seconda scelta. Perfetto, grazie ad Antonio Tognoni.